Il protagonista del nostro settimanale di oggi è Filippo Rando, che precisamente è l'assessore allo sport, manifestazioni e tempo libero del Comune di Verona. Ciao Filippo, grazie per essere in nostra compagnia e per il tempo che ci hai concesso. Grazie a voi di avermi invitato, ciao. È un piacere. Allora, finalmente si intravede questa normalità tanto attesa. Che ripartenza è per il Comune di Verona e anche per lo sport di Verona, dato che è stato fortemente influenzato soprattutto a livello dilettantistico? Arriviamo da quasi un anno e mezzo, molto particolare, delicato, dove il mondo dello sport ha sofferto in maniera rilevante, tant'è che soprattutto i ragazzi, le loro famiglie, così, si sono viste scivolare via uno dei momenti più belli della giornata, che è quella da dedicare allo sport, quindi con le domeniche, i sabati, gli allenamenti. Quindi sono stati mesi molto duri, molto difficili, però in questo momento io dico sempre che appartengono al passato. Penso sempre che bisogna guardare al futuro con fiducia, e vedo che proprio il mondo sportivo pian pianino sta rimettendosi in moto, al di là dei professionisti, che quello è un pianeta a parte, certo, ci riguarda fino a un certo punto, mentre adesso è il mondo dei ragazzi, il mondo amatoriale, del dilettantismo, che è il mondo che è linfa vitale poi magari per il vertice della piramide sportiva. E quindi io penso che i mesi a venire, sono convinto, saranno mesi che daranno grande soddisfazione. Hai citato i ragazzi prima con la didattica a distanza, poi comunque con la possibilità di non avere una valvola di sfogo, un momento di socialità e condivisione, sono stati davvero influenzati. Quanto nella mente dei ragazzi, soprattutto quelli più giovani, ha influito questa pandemia? Ha cambiato il loro modo di concepire lo sport, secondo lei? Ce ne accorgeremo soprattutto nei prossimi mesi. Io penso che sicuramente l'urto sia stato percepito, certo, e le difficoltà siano state non poche per i ragazzi, perché soprattutto i ragazzi, gli adolescenti, vivono naturalmente un momento della loro vita un po' delicato, un po' particolare, perché stanno diventando degli uomini, e sottrarre il mondo dello sport, che è quindi una valvola di sfogo, è un momento di socialità, di condivisione, di amicizia, dove si può vincere, si può perdere, quindi lo sport insegna tante cose, vedere che non è più nella disponibilità, io penso che abbia influito, però conosco anche i giovani, so che hanno grandissime capacità di recupero, di reazione, e quindi sono convinto che poi dopo Ferragosto, quando inizieranno un po' le preparazioni delle varie discipline, io sono convinto che i ragazzi daranno sempre quella grande risposta che hanno dato negli ultimi anni. Speriamo, anche perché comunque dopo tanto tempo, magari anche nei ragazzi magari non funziona così, però magari anche a livello un po' più alto, quelli un po' più la forma fisica. No, esatto. Ma io dopo veramente invito magari anche i dirigenti, i volontari, gli allenatori, i presidenti, ad andare a prendere a casa i ragazzi che magari non hanno più quello slancio che avevano un tempo, e quindi di... Alla fine è solo il momento di iniziare, sì, perché esatto, una volta esatto, che si inizia si prosegue poi con la normalità. Esattamente, prendere proprio l'abitudine che adesso magari è un po' mancata. Sì. Adesso arrivo alla questione del Bentegodi, sì, perché in quanto io so che, spero di non sbagliare, in veste di ex sportivo e soprattutto sì, di arbitro. No, non sbagli, esatto. Allora, le lancio un assist, tanto per rimanere sì, in termini calcistici. Questa situazione del Bentegodi, quanto siamo vicini alla possibilità di vedere finalmente le partite sia di Chievo sia di Hellas con la presenza del pubblico? Siamo vicini? Vabbè, allora, già una minima presenza è garantita. E noi abbiamo l'augurio che per l'inizio della Coppa Italia, quindi del campionato, quindi parliamo intorno alla seconda, adesso il calendario deve ancora uscire. Agosto, sì, esatto, intorno ad agosto, quindi alla metà, io mi auguro che il Bentegodi posso ospitare quantomeno il 50% del pubblico, quindi parametrato dovrebbe essere intorno alle 13.000-14.000 presenze. Se questo non fosse possibile, quantomeno arrivare a doppia cifra, ovvero 10.000. Questo è un po' l'auspicio. È chiaro che dobbiamo vedere un attimino se la curva dei contagi, certo, continua a calare e diminuire come effettivamente sta facendo, del tempo ce n'è ancora davanti, e quindi ho fiducia che magari con il mese di luglio magari tutto sia ridimensionato nella maniera più assoluta, che si possa tornare allo stadio per tifare le proprie squadre del cuore. Sarà un banco di prova, diciamo, questo sì, periodo estivo, giusto? Sì, dopo chiaramente ci sarà il comitato tecnico scientifico che decidere, ti dirà, certo, gli esperti ti diranno come poi comportarti, quali sono magari i comportamenti da mantenere, però sono convinto che insomma i veronesi, i veneti, hanno già dato dimostrazione di saper rispettare le regole, di farlo in maniera seria, tant'è che se i contagi continuano a calare
con questa velocità, vuol dire che comunque c'è una presa di coscienza da parte della popolazione che poi dà questi risultati. Quindi io ho veramente tanta fiducia che per agosto si possa tornare allo stadio a dire su all'arco. È bello vedere che comunque anche l'assessore dà un po' di speranza, insomma, a coloro che vogliono davvero condividere in compagnia la loro passione. Un'altra domanda che ci tengo a fare è il fatto: come si agirà? Quali saranno le linee guida? Sarà, diciamo, un prototipo stile modello europeo che stiamo vedendo adesso per, insomma, distanziamento, mascherine? Come si agirà? O secondo lei c'è bisogno di, per non vanificare gli sforzi fatti finora, di qualche magari istruzione per l'uso in più, diciamo? Ma io sono convinto che la prudenza è sempre un po' la madre del buon andamento delle cose, quindi io mi auguro che quando si potrà tornare allo stadio ci sia sempre comunque coscienza di quello che si andrà a fare. Linee guida è un po' difficile averne, secondo me, almeno per il momento. Il test dei campionati europei sta funzionando e sta dando buoni risultati, sicuramente è una traccia che si dovrà seguire, però dopo è tutto in divenire. E quindi ogni giorno, anche io penso per gli scienziati, è una scoperta, quindi capiranno meglio anche quali suggerimenti dare, quali imposizioni dare. E quindi io sono convinto che cammin facendo capiremo bene poi come comportarci anche all'interno degli stadi. Però, insomma, ripeto, sempre parliamo di riaperture e quindi dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi, non stiamo parlando di chiusure. Sì, infatti, è totalmente un altro scenario. La prospettiva è diametralmente opposta, quindi dobbiamo essere anche convinti che stiamo andando verso il bene e quindi a tornare un po' a quella normalità che ci manca da troppo tempo. Tutte le persone durante, insomma, il periodo di pandemia si sono lamentati per questa distinzione, tanto per rimanere in termini calcistici, tra sport di Serie A e Serie B, perché è vero che magari, ad esempio, il calcio, parlo di calcio perché stiamo parlando del Bentegodi, è uno sport di contatto, però è vero che la presenza del pubblico in uno spazio comunque aperto, con il giusto distanziamento, forse non si poteva fare anche prima, secondo lei? Sì, allora, tutto si può fare nella vita, però dopo bisogna capire anche quali sono i rischi che si possono eventualmente correre. Io penso che è vero, andare allo stadio, una volta che uno magari è posizionato su un seggiolino, ne lascia due liberi e poi c'è un altro spettatore sicuramente, però ci sono anche le zone degli ingressi da controllare, i filtraggi da controllare, e sono tanti gli aspetti che ci sono da verificare quando prima di accedere al proprio posto. Certo, sembra facile dall'esterno, forse. Quindi io capisco che non è anche arrivare tutti insieme allo stadio, controllare migliaia di persone nello stesso momento, nello stesso luogo e con una situazione così delicata, non è semplicissimo. Quindi ci vuole, secondo me, come stiamo facendo, che per gradi si stanno riaprendo un po' tutte le strutture, si sta riaprendo alla vita, io dico non vanifichiamo magari questi sforzi che sono stati fatti e con un po' di attenzione vediamo che stiamo tornando alla vita in maniera molto serena. Una sorta di VAR è servito, no? VAR per il pubblico, esatto. Per monitorare tutto. Sì, esatto. No, però devo dire, insomma, non voglio essere retorico, però è veramente... Insomma, i cittadini si stanno comportando bene, sono innegabili. Diciamo che è stato, prima non sapevamo magari come rapportarci a questa cosa qua, sì. Adesso sarà anche la stanchezza comunque di avere dei limiti, però adesso è vero che siamo entrati nella settimana dove l'obbligo delle mascherine all'esterno non è più consentito, anche se c'è sempre l'obbligo di portarle con sé, però credo che sia giusto sottolineare anche il fatto che il virus comunque continua a circolare ed è giusto mantenere alta la guardia, mi sembra di capire. No, infatti, ma però anche all'esterno, tanti comunque hanno sempre la mascherina portata di mano, che nel caso ci siano comunque degli assembramenti, delle situazioni un po' delicate, si indossa la mascherina per qualche minuto fino a quando non passa e poi si torna come prima. Un altro tema che io voglio affrontare è il fatto che un paio di settimane fa sono stati presentati i primi tre libri della Coda del Drago, che è una serie di racconti che descrivono la passione, la forza, il sacrificio, insomma tutte le imprese direttamente da quelli che sono gli artisti proprio del panorama sportivo veronese. Qual è dunque l'obiettivo di questa proposta culturale fatta appositamente per simboleggiare la ripartenza dello sport a Verona? Esatto, sì, ma dopo anche per dare coraggio, fiducia, abbiamo bisogno di esempi positivi e quindi in questa collana si citano degli esempi che hanno fatto la storia dello sport veronese e che io penso possono servire ai giovani, anche ai meno giovani, così per ritrovare quello slancio che forse magari è mancato e serve in questo momento dare quel qualcosa in più per tornare a riprendere i propri spazi. Quindi io penso che mai come in questo momento
sia positivo avere delle persone comunque che anche in passato hanno dovuto affrontare delle difficoltà e le hanno superate, certo, e vinte, e mai come in questo caso possono essere attualizzate. Davvero una bella iniziativa. Per il futuro, cosa si augura? In primis per il bene della città di Verona e per tutti i suoi settori economici e non, che sono stati davvero influenzati anche in termini occupazionali, e poi per lo sport. Un appello di speranza ci serve. Sì, ma l'augurio che faccio a tutti veramente è quello di innanzitutto di affrontare il futuro con fiducia. Capisco che effettivamente, soprattutto per le attività commerciali, sia stata un colpo durissimo questo, e che magari lo Stato debba stare particolarmente vicino a tutti gli esercenti, a coloro che, ai lavoratori anche in ambito sportivo, ricordo le piscine, le palestre che hanno sofferto, sì, come mai è accaduto veramente nel dopoguerra fino ad oggi. Però siamo un popolo che è abituato a reagire e a combattere, e quindi vincerà anche questa battaglia, anche quella economica, oltre che quella sportiva, e quindi io sono assolutissimamente sicuro che sarà solamente un brutto ricordo che ci servirà per essere ancora più solidi in futuro. Quindi ho grandi aspettative, grandi fiducia, tant'è che vediamo già che comunque la città di Verona si è riaperta al turismo, magari manca ancora quel turismo di massa che ha contraddistinto negli ultimi anni, però esatto, io guardiamo sempre esattamente come dice lei l'aspetto positivo, guardiamo che ci stiamo riappropriando di quello che ci è stato tolto, e quindi parliamo di riaperture, parliamo di guardare il futuro con un altro spirito, in un'altra ottica, quindi assolutamente guardiamo avanti e lasciamoci alle spalle questo brutto periodo. Un calcio al coronavirus e portiamo a casa questi tre punti fondamentali per la vittoria. Sì, questi sono tre punti in trasferta, quindi valgono doppio. Però sì, quest'anno adesso il doppio non vale più, ma vabbè, per noi valgono doppio. Esattamente. Io ringrazio davvero per la simpatia, per il resoconto che ci ha fatto di questa situazione di Verona prima del periodo durante la pandemia e adesso in fase di riapertura, l'assessore Filippo Rando, che come dicevo prima è l'assessore allo sport, alle manifestazioni, al tempo libero del Comune di Verona. Grazie davvero, le auguro davvero un in bocca al lupo per il futuro, e grazie anche per aver tutelato lo sport dilettantistico in particolare di Verona e averlo sempre messo come una priorità, perché lo sport è giusto, deve essere tutelato e protetto. Grazie sono davvero. Sono io che vi ringrazio, e la vicinanza allo sport è da parte vostra, da parte di tutti, non farà altro che aiutare i giovani ragazzi, aiutare le loro famiglie a praticare sport in ambienti sani e protetti, quindi vi ringrazio per tutto l'interessamento che dimostrate nel mondo sportivo. Grazie davvero.